istituzione come lei, presente vicino al nostro territorio, è capace, è garante, è capace di darci. Le vorrei concedere allora la parola per un saluto che è assolutamente gradito. Grazie. Questa così cordiale accoglienza. Voi mi ringraziate della presenza, io quasi mi devo scusare, almeno con, diciamo così, con il consigliere provinciale e con il nuovo sindaco anche, con l'amico Raffaele, perché lui mi aveva chiesto da un pezzo di fare una visita organizzata un po' meglio, anche con un impegno maggiore da parte mia. Io insomma appartengo a una categoria di politici che ha mille difetti, come ce l'hanno tutti i politici, ma li abbiamo tutti un po' di difetti, anche qualche qualità, ma non ne ho uno, non l'ho mai avuto, chissà, questo quando lavoravo nel sindacato, ero segretario della CIN, dicevo che era una mia qualità abruzzese, quella di rispetto ai tanti difetti, insomma, se dico una cosa la faccio. E se, avendo i capelli bianchi ora, io dovessi guardarmi dietro con le tante esperienze che ho fatto nella politica ultimamente, negli ultimi 10 anni, nel mondo del lavoro, io devo dire che questo attaccamento al mantenere fede, ad un impegno anche piccolo, e tra l'altro piacevole per me questo di venire a Gioia questa sera, mi ha fatto fare pure degli errori. Cioè, insomma, uno forse hanno pure ragione quelli che dicono e non mantengono. Io invece avevo con l'amico allora sindaco preso l'impegno, non dobbiamo stare una sera a Gioia. E poi avevamo anche fissato questo periodo della settimana dei festeggiamenti del patrono. Insomma, io mi sono trovato in una condizione, prima per stare 2 settimane in ferie, che è stato piacevole, non è che era un sacrificio, ma poiché ho una moglie molto brava, cioè lei lo sa l'attività che faccio io, la sapeva da prima, e allora è, diciamo così, comprensiva, ma se mi alzava a toccare quelle 2 settimane di ferie, ti con la famiglia, con le, vabbè, mio figlio ormai è grande, ma con lei giustamente protestava. E devo andare ora alla ripresa ad una visita ufficiale, parto il 3 sera o il 4 mattina al Senato del Canada e dal 4 all'8. E allora ho incontrato Raffaele Verzelli, o vengo quel giorno che devo andare all'Aquila per la perdonanza oppure dobbiamo rinviare. E quindi sono qui questa sera contento perché è un impegno che ho preso, un impegno con persone serie, avete fatto una bella battaglia politica, avete tenuto un sindaco straordinario e quindi sì. Mia soddisfazione per il giovane sindaco che avete eletto. Cosa dirvi? Beh, io adesso non è che mi metto a fare un discorso politico, diciamo che stiamo nel quadro di questa vostra festa che è di Santo Patrono. E devo dire che per l'Abruzzo noi dobbiamo proprio, io lo dico spesso alla giunta regionale e al presidente, l'amico del Turco, che io conosco da tanti anni, di cui conosco anche la forza politica. Insomma, l'Abruzzo vive una condizione duplice. Uno che fa politica qua deve mettere come primo punto uno sforzo per le aree interne. Perché l'Abruzzo su una cosa
che siano rose e fiori, perché questo non c'è mai, però ormai ha iniziato un processo di sviluppo che gli economisti dicono che quando si avvia può andare avanti anche automaticamente. Lì c'è bisogno, visto che ci sono più industrie, più iniziative economiche, di migliorare i servizi esterni all'impresa. Quindi, insomma, l'affollamento della strada adriatica che costeggia l'autostrada e che passa dentro cittadine importanti, cariche di attività industriale, collegare zone interne che sono ricche per il turismo e per anche un'agricoltura specializzata, se vedo quelle colline che dal mare, dal mare vanno verso Pescara, verso Teramo. Quindi servizi a impresa, ma lo sforzo per avere un'idea di fissare i nostri ragazzi nei paesi dove sono nati deve essere quello delle aree interne. E naturalmente, malgrado i guai dovuti anche all'andamento climatico, che in una zona come il Fucino non ci sono e ci sono anche ora, insomma questa non è una delle zone agricole deboli della Bruce, è anche un po' agricolo fortissimo, però le aree interne sono il problema della nostra regione. Ed allora sostegno all'attività economica dove cammina e una visione più solidaristica. Perché poi finisco. L'Italia ha